L'alta velocità sbarca nel Vallo di Diano. Sarà infatti attivato tra qualche giorno un autobus veloce per il Vallo di Diano, che nel periodo estivo sarà in grado di mettere in comunicazione il territorio con le stazioni dell'alta velocità. La proposta, avanzata dal Comitato per la riattivazione della ferrovia Siciliano-Lago Negro e dal presidente Rocco Panetta, è realizzata grazie all'interessamento dell'assessore Matera e del neopresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, Tommaso Pellegrino, diventa finalmente una realtà. Grazie anche all'impegno economico della Regione Campania, la società NTV, nota per il treno ad alta velocità Italo, ha messo infatti a disposizione delle corse in autobus verso il territorio valdianese. Sul sito di Italo, a partire dal 18 giugno e fino al 12 settembre, è possibile prenotare il proprio viaggio ad alta velocità partendo o arrivando direttamente in Cilento e nel Vallo di Diano. Raggiungi Salerno in treno e prosegui comodamente in bus con unico biglietto verso numerose località del Cilento e del Vallo di Diano con 3 autolinee Italobus dedicate, così si legge nell'area dedicata sul portale. L'autobus collegherà le più importanti città italiane direttamente con il Vallo di Diano grazie alle linee Polla Pertosa, Padula Teggiano, ma anche con le località marittime del Golfo come Policastro, Vibonati, Villamare e Sapri. Una importante opportunità questa per promuovere e far sviluppare il turismo nel Vallo di Diano, ma anche un servizio per i cittadini valdianesi che almeno nel periodo estivo potranno raggiungere comodamente e velocemente le principali città italiane.